Hello everyone, rieccoci, buongiorno, buon martedì, di nuovo in pista per un nuovo giorno di calciomercato, perché anche oggi si prevede un Milan caldo, un Milan determinato, un Milan intenzionato ad accelerare sul pedale dell'acceleratore proprio per ottenere altri rinforzi, proprio per mettere a segno altri colpi. Innanzitutto vi faccio vedere le immagini di questa mattina di martedì di Reinders, che sta svolgendo attualmente le visite mediche alla clinica La Madonnina. Verso le 9 è arrivato, accompagnato naturalmente dagli uomini Milan, è sceso dall'auto, ha salutato i giornalisti presenti e poi si è recato nella clinica La Madonnina, dove attualmente sta ancora svolgendo le visite. Successivamente poi andrà alla clinica Ambrosiana, al centro Ambrosiano, per l'idoneità, e più tardi nel pomeriggio la firma in sede a casa Milano. Un po' il rito che tutti ormai conoscono, no? Un po' l'iter che tutti i tifosi del Milan hanno imparato a conoscere in questi anni. Vi faccio vedere dunque le immagini dell'arrivo di Reinders e poi commentiamo tutte le altre notizie di mercato, perché ce ne sono tante. Per il centrocampista olandese, 24 anni, il Milan ha investito 20 milioni di euro più 5 di bonus, tra cui 3 facili da raggiungere questi bonus e 2 un po' più complicati. Al giocatore invece andranno 1,7 milioni all'anno per 4 anni. Giocatore felice comunque di sbarcare il rossonero, lo avete visto nel video che ho allegato nella serata di ieri direttamente dall'aeroporto di Linate, giocatore che si è detto entusiasta della nuova avventura. Reinders, che dovrebbe vestire la maglia numero 14. Detto questo, ragazzi, passiamo alle notizie di giornata, perché oggi credo che sia un altro giorno di calciomercato intenso per il Milan, perché il Milan vuole mettere a segno altri 3 colpi a stretto giro di posta. Chi sono i 3 indiziati maggiori per il Milan nelle prossime ore? Perché sapete, Pioli parte per l'America insieme a tutta la squadra venerdì. Entro quella data il Milan vuole portare quanti più giocatori possibile. Ecco perché nel weekend scorso c'è stata l'accelerazione per Reinders, e a inizio di questa settimana è prevista anche l'accelerazione per altri 3 giocatori. Il primo, non diamo in ordine di importanza, diciamoli tutti e 3. Partiamo dal primo. Il primo può essere Musa, giocatore del Valencia, centrocampista, 20 anni. Il Milan negli ultimi 2 giorni ha ripreso a trattare in maniera forte con il Valencia, riallacciando il dialogo con gli spagnoli. Sono previsti ulteriori contatti nella giornata odierna con il Valencia. Il giocatore naturalmente ha già un accordo con il Milan. Musa ha già un accordo con i rossoneri, ma da diverse settimane lui vuole venire al Milan. È anche vero che si parla di un'operazione di una ventina di milioni di euro. Parliamo comunque di un centrocampista di 20 anni. L'anno scorso non è stata la sua miglior stagione, ma a sentire un parere di per esempio Gennaro Gattuso, che ha allenato Musa al Valencia, per lui può diventare come che sì, può essere come il nuovo che sì. Naturalmente c'è bisogno di tempo, non facciamo paragoni esagerati, ma dal punto di vista atletico, dal punto di vista del modo di giocare, può ricordare gli inizi di che sì, quando era soprattutto con l'Atalanta, poi al Milan negli ultimi anni è diventato davvero un giocatore dominante, Frank. Quindi Musa, giocatore di 20 anni, il Milan conta di chiudere questa operazione in un paio di giorni, 2-3 giorni. Oggi è martedì, quindi spera magari di portarlo nella tournée americana. E guarda caso, il Milan di proprietà americana, che va a fare una tournée in America,
contro Juve, Real Madrid e Barcellona con almeno un paio di giocatori americani. Sarà un caso? Secondo noi no. Pulisic è il primo, Musa potrebbe essere il secondo. Musa e Pulisic entrambi americani, ma entrambi hanno passaporti comunitari, quindi da questo punto di vista il Milan va sereno, va tranquillo. La seconda operazione che sembra calda è Taremi. L'abbiamo detto da un paio di giorni, il Milan ora ha messo nel mirino l'obiettivo dell'attaccante, vuole fare l'attaccante perché non ce ne sono tantissimi in giro per l'Europa a quelle cifre, intorno ai 20 milioni. E Morata se lo stanno contendendo Roma e Inter, Scamacca non interessa tanto, Balogun ti chiedono 40-45 milioni, c'è stato probabilmente anche qualcosina con Aubameyang, però chiede tanto di ingaggio e allora il Milan vuole andare su Taremi prima che altre squadre vadano ad affondare il colpo sull'iraniano. So che Taremi non è un nome che piace a tutti. Taremi è un giocatore che divide. C'è chi dice, porta gol, fa assist, è un giocatore d'esperienza. L'anno scorso ha segnato 5 gol e fatto 2 assist in Champions League, numeri comunque importanti, e quindi è un giocatore da prendere. Ma c'è anche chi dice, a 31 anni, è extracomunitario. È vero, i gol li ha fatti, ma in Portogallo, col Porto, in Italia un'altra cosa. Quindi ci sono pareri discordanti e io vi leggo. Però è anche vero che con 20 milioni, forse anche qualcosina in meno, non è che si trovi tanto sul mercato. L'attaccante costa tanto, il ruolo della punta, il ruolo del centravanti è un ruolo delicatissimo, si investono anche cifre elevate per prendere un grande attaccante, 50, 60, 70 milioni, quindi per 20 milioni Taremi, secondo quello che filtra dal Milan, può essere la cifra giusta. Il Milan ha fatto una prima proposta per Taremi, una proposta da 15 milioni di euro, ma è stata rifiutata. Ovviamente era il primo approccio con il Porto, per capire anche la risposta del Porto, per sondare anche l'umore del Porto. Taremi ha solo un anno di contratto, quindi è anche vero che il Porto a un certo punto deve venderlo, altrimenti rischia di perderlo a zero, e il giocatore comunque vuole andare via e non vuole farsi sfuggire l'opportunità di venire a giocare con la maglia del Milan. Se ci fate caso, gli approcci del Milan sono uguali, individuano la preda, vanno a caccia della preda, fanno l'offerta al ribasso e poi si arriva man mano, alzando la proposta, alla cifra chiesta dall'altra squadra con uno sconto, magari inserendo dei bonus. E la stessa cosa si vuole fare con Taremi, arrivare ai 20 milioni però magari inserendo dei bonus, per esempio 16-17 milioni più bonus, 18 milioni più bonus, vedremo. Il Milan ha però cominciato la trattativa con il Porto, l'agente di Taremi è Jorge Mendes, giocatore, procuratore che a casa Milan conoscono bene perché grazie anche al lavoro proprio di Furlani con il Lille si è riuscito a risolvere la situazione Leao con lo Sporting, e Mendes ha apprezzato insomma questo sforzo dei rossoneri. Vedremo se ripagherà con l'aiuto per andare a prendere Taremi. Terzo nome caldo per il Milan è Danjuma, giocatore del Villarreal. Perché un nome caldo? Perché l'operazione sostanzialmente si presenta abbastanza semplice. Lui era stato prestato a gennaio al Tottenham, prestito oneroso con diritto di riscatto. Allora il Milan dice, chiediamolo anche noi, il prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Villarreal vorrebbe mettere un prestito abbastanza oneroso, si parla addirittura di 3-4 milioni, con un diritto di riscatto alto. Il Milan vorrebbe dimezzare la cifra del prestito oneroso, magari pagando un paio di milioni, ma dando il giusto valore al diritto di riscatto, non 30 milioni, non 25 milioni, magari un riscatto più giusto per un giocatore che comunque negli ultimi anni ha avuto delle problematiche, anche se parliamo di un ragazzo nel pieno della carriera, 27 anni, insomma giocatore che può essere utile in tutti i reparti della zona offensiva. Ci hanno detto, può essere utile ovviamente a sinistra, lui parte da sinistra come possibile vice Leao, come punta può essere magari la terza punta dell'attacco del Milan, in quel caso però potrebbe anche partire Lorenzo Colombo in prestito, perché evidentemente il Milan con Giroud, Taremi e l'utilizzo di Danjuma come punta
vanno un po' a chiudere questi tre giocatori lo spazio a Lollo Colombo, quindi è possibile che il giocatore, dopo che verrà testato nella tournée americana, possa anche partire, a meno che insomma il Milan non vada a prendere altri attaccanti, ma in questo caso ci sembra proprio di sì. Quindi Milan che vuole prendere Danjuma in prestito oneroso con diritto di riscatto, può essere inserito a sinistra come punta ma anche a destra all'occorrenza, quindi un po' un jolly della fase offensiva. Vedremo. Milan molto caldo, sta intensificando i rapporti, i contatti e le telefonate per questi tre giocatori. Poi ovviamente se ci saranno altri sviluppi su altri giocatori, vedi Ballo Touré in uscita, vedi Rebic, Messias, Origi, De Ketelare, ovviamente faremo altri video per aggiornarvi su tutto. A presto, un abbraccio, ciao!